Premier Conte a Torino per la firma del protocollo Aria Pulita dice siamo all'avanguardia e oggi protagonisti i ragazzi di Friday for Future. Buonasera dagli studi della RAI di Torino, seconda edizione del telegiornale del Piemonte, ed è stato firmato oggi all'Environment Park di Torino il protocollo d'intesa fra il governo e le regioni italiane sulle misure per migliorare la qualità dell'aria. Adesso ci colleghiamo con Enrico Bona, che è lì anche con i ragazzi dei Friday for Future. Ciao Enrico, com'è andata questa prima giornata? Sì, esattamente, la prima giornata è andata piuttosto bene, nel senso che, come hai detto, è stato firmato questo protocollo che impegna ben 6 ministeri a intervenire ognuno per il proprio ambito su alcuni temi fondamentali. Vedete alle mie spalle, i lavori sono ormai terminati, però invece c'è un presidio in corso dei giovani di Fridays for Future e di Extinction Rebellion, quindi che hanno portato i temi dell'ambiente proprio fin qua davanti ai politici e ai tecnici. Parleremo con loro più tardi, ma intanto per la cronaca di questa giornata vediamo il servizio di Davide Piriocos. Un protocollo d'intesa tra 6 ministeri per attuare politiche che migliorino davvero la qualità dell'aria. La firma all'Environment Park di Torino, dove il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha sottolineato i passi in avanti che il Paese sta facendo. L'Italia, se mi permettete, oggi è all'avanguardia. Abbiamo già superato i livelli di riduzione delle emissioni dell'Unione Europea previsti entro il 2020, pensate. Stiamo procedendo fiduciosi verso il superamento degli obiettivi dell'Unione Europea del 2030. Nel frattempo però, ricorda il commissario europeo Carmenu Vella, di aria cattiva si muore. In Europa muoiono circa 400.000 persone all'anno per inquinamento, più di 60.000 sono italiani. I killer più pericolosi si chiamano particolato e biossido di azoto. Per combatterli si sono decisi interventi drastici come il divieto delle caldaie a gasolio in tutti gli edifici pubblici e privati a partire dal 2024, riforme costose per le quali è istituito un fondo fino a 400 milioni di euro all'anno. Fino ai 400 milioni di euro servono tra l'altro anche a questo, cioè intendo dire che ognuno di noi come cittadino, ma poi anche come istituzioni, può partecipare attivamente, e il caso delle caldaie è il caso specifico. È chiaro che va incentivato, cioè va ingolosito il cittadino a fare questo cambio. 2 minuti da adesso. Naturalmente oggi si è parlato anche dei principali temi di politica interna. Al suo arrivo il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte non ha potuto far meno di parlare del decreto sblocca cantieri, ha lanciato un appello alla Lega affinché ritirasse il maxi emendamento sul codice degli appalti, un appello che non è caduto nel vuoto, tant'è vero che Movimento 5 Stelle e Lega hanno trovato un accordo che dovrebbe permettere il voto del decreto sblocca cantieri domani in Senato. E invece da Lione che arriva una notizia che riguarda cantieri e infrastrutture, stiamo parlando della TAV Torino-Lione. Proprio a Lione la coordinatrice del corridoio mediterraneo per l'Unione Europea, Iveta Radicova, ha confermato la disponibilità dell'Europa ad aumentare il contributo europeo dal 40 al 55% per la realizzazione del tunnel di base della TAV. Ma adesso naturalmente veniamo al presidio dei giovani di Fridays for Future e di Extinction Rebellion, che sono qui oggi. Con noi Barbara Mezzalama, oggi voi siete stati ricevuti all'interno della sala, avete parlato, che cos'è che messaggio avete dato alle istituzioni? Quella che abbiamo fatto noi è stata una dichiarazione, innanzitutto noi non vogliamo instaurare un dialogo politico e un tavolo diplomatico con le istituzioni, ma vogliamo fare delle dichiarazioni in cui portare le nostre istanze, perché le soluzioni ci sono e sono state portate dalla scienza e sono state portate anni fa, e quindi non è certo da noi che devono venire le soluzioni. Noi vogliamo semplicemente essere un pungolo nei confronti della politica e spingerli ad agire, perché il tempo sta scadendo. Ecco, il tempo sta scadendo. Intanto, sempre sul tema dell'ambiente, chiudiamo con una notizia che arriva da Roma, dove è stato firmato un decreto di micromobilità dal ministro delle infrastrutture Toninelli, che fa di Torino la prima città a sperimentare l'uso di monopattini elettrici, una sperimentazione che dovrebbe cominciare a partire dai prossimi mesi. E dall'Environment Park è tutto, a voi la linea.
Grazie Enrico. A Cuneo parliamo ancora di ambiente. Prosegue intanto Circonomia, il festival dell'economia circolare organizzato dalla Confindustria di Cuneo con supporto della Fondazione CRC per far incontrare ambientalismo e sviluppo economico. Maura Fassio. Si dice plastica e si pensa a piatti e bottiglie. In realtà il 66% della produzione di polimeri diventa fibra tessile, magliette, interni per auto, scarpe. E sempre più spesso questa materia prima seconda deriva dal recupero e dal trattamento delle bottiglie in PET. Il più grande gruppo europeo del settore, Dentis Recycling, conta 2 stabilimenti in Piemonte e 2 all'estero e riesce a riciclare in scaglie destinate ad altri usi ben 16 milioni di bottiglie l'anno. Un esempio virtuoso, pilota in quella comunità europea che chiede alle imprese di produrre bottiglie col 25% di PET riciclato dal 1 gennaio 2025 per passare al 30% nel 2030. E per la prima volta un segnale molto forte che viene dato al comparto unitamente ad obiettivi di raccolta molto ambiziosi. Si parla entro il 2029 di andare a raccogliere più del 90% delle bottiglie, raccogliere ma avviate contestualmente al riciclo. Dentis è una delle imprese che si sono raccontate al Festival Circonomia promosso da Confindustria Cuneo che, sottolinea la direttrice Giuliana Cirio, per la prima volta fa incontrare enti e associazioni ambientaliste con le imprese. Perché, aggiunge il presidente della sezione chimica gomma plastica Nicola De Risi, le aziende sono sempre più sensibili al tema della sostenibilità. L'industria chimica, dice citando dati ISPRA, in 30 anni ha ridotto le emissioni inquinanti del 90%.